proseguiamo velocemente perché... Basta, è ora di dire basta! Basta, non restare indifferente ai problemi della gente. Cosa fa? Fatemi salire, firma la petizione, tieni, firma la petizione. Non è che può salire quando vuole. Firmate la petizione, basta, è ora di dire non restare indifferente. Tu rimani indifferente, rimani. No, senta, io non firmo niente. Firma la petizione, no? No, capito, io non firmo niente, può scendere per cortesia? Vabbè, ma ormai sono venuto. Che posso modo... distribuirle anche loro i volantini? No, ci sono quelli, non ne ho fatti, io avevo finito i soldi per le fotocopie. Lei protesta per cosa? Contro l'inquinamento, non si capisce. Beh, diciamo che il cartello è un po' generico, forse. Sì, sai cos'è? Siccome faccio un sacco di manifestazioni, ho fatto un cartello standard, capito? Che, certo. Che va bene su tutto. Come diceva prima, il generico ha fatto. È generico, che cazzo è un evergreen? Che certo. Sta bene su qualsiasi cosa, tipo che so, la disoccupazione, che cazzo la disoccupazione? Certo. In effetti. Oppure la TAV, che cazzo? La TAV! Lo spread! Che cazzo è lo spread? No, per dire. È un cartello più lungo, cercato, sì. Il ma lo devo mettere qua. Diciamo che lo può usare per diverse occasioni, no? Diciamo che la mia vita offre spunti interessanti. Certo. Mettiamola sotto questo punto di vista. È un regalo utile. Sì, è utile. Diciamo non è molto comodo, perché non è che è sempre il cartello così. Infatti stavo pensando di lanciare una linea di magliette. Ho scritto, che cazzo, così quando ti si presenta l'occasione tu ti avvicini alla situazione tipo Clark Kent, fai, che cazzo, così, e lanci l'energia contro la sfiga quotidiana. Ho capito. Bellissima idea. Una fatica, veramente. Ma senta, ha qualche manifestazione in programma adesso? Ah sì, fra una settimana andiamo al Polo Nord. Al Polo Nord? Andiamo al Polo Nord a protestare contro lo scioglimento dei ghiacciai. Cioè mettiamo davanti... al ghiacciao, ci mettiamo così, ghiacciao meravigliao, sì, ghiacciao meravigliato, e facciamo dai ghiacciao non ti sciogliere, che cazzo, così nella... effettivamente caso di sostegno questo, nella speranza, perché è la relazione psicologica, perché ghiacciao quando tu lo aggredisci lui si rigidisce, si, certo. Si però indurisce. Voi potete anche sventolare, possiamo in modo tale che così, la temperatura salga, la temperatura invece se vai di dolcezza lui si scioglie un tenerone, capito? Sì. Ha fatto scendere dei coriandoli, scendono coriandoli di un mese fa, che cazzo, la potenza, vedi? La potenza delle che cazzo! Ma secondo lei questo, quello che sta facendo è sufficiente a impedire lo scioglimento dei ghiacciai? È una tecnica psicologica sperimentale. Certo. Diciamo, non ne sono sicuro, No. Comunque, malgrado abbiamo il piano B. Sarebbe il piano B? Ci portiamo un mocio a testa, siamo mille di noi, mille moci dovrebbero funzionare per lo scioglimento. Cioè, se lui si scioglie, tu ti metti sotto col mocio e tamponi così. Cioè, impedisci lo scioglimento col mocio. Oh, col freezer di mia nonna funzionava. Vabbè, ho capito, ma poi non lo so. Comunque ho preso un moci di ultima generazione. Ah. 30 euro di mocio, che cazzo, come ho fatto? Che diamanti, senza idea. Certo. Comunque moci di ultima generazione col pedale. Ah. Anche perché al Polo fa freddo, mentre sei lì che protesti, che smoci, ti viene caldo. E poi c'hanno la porta USB che mentre pedali ti ricarica il cellulare. Vabbè, bello, questa è una bella cosa. Sì. Come va al Polo Nord? Ma stiamo facendo una macchinata, se volete venire. Ho preso una Polo Station Wagon. Se andavo in discoteca prendevo una Seat Ibiza, ovviamente. Vabbè, certo. Se andavo a Verona prendevo una Giulietta, dipende da... Sì, perché c'è la macchina per tutte le occasioni. Esatto. Erano i tempi del Ranzani che non sentivo le battute su... E niente, quindi stiamo andando lì e praticamente facciamo una sosta unica, facciamo Milano-Amsterdam. Sì. Ad Amsterdam facciamo rifornimento, perché c'è importante, e poi ci facciamo una tirata, tutta una tirata. Esatto. Tutta una tirata fino a ghiacciao, e quando arrivi a ghiacciao anche se si scioglie, che cazzo me ne frega, ormai sventoli.
sei comunque contento. Poi, ti interessa meno. Sì, poi al massimo al ritorno comunque c'hai sempre emoji, quando vuoi ti fermi e dai una pulita all'ambiente, diciamo. Certo. Ho capito, perché io spero che questa sia la sua ultima protesta. Prima di andare via, volevo lasciare un messaggio per i giovani. Sì, questa frase è molto bella, che ho pensato, l'uomo può uccidere un fiore, due fiori, tre fiori, ma non può contenere la primavera. E che cazzo? Mamma mia. Sì, bella, ma i più attenti sapranno che questa non è una sua frase, ma una frase di Gandhi. Sai cosa diceva anche Gandhi? No. Chi fa la spia non è figlio di Maria, non è figlio di Gesù e quando muore va laggiù. E che cazzo? Scusa. Salutiamo il nostro protestante Fausto Solidoro! Che cazzo? Fausto Solidoro!